A tutti gli appassionati del sociale una cordiale buonasera, questa sera parliamo della donna che sarà il eh, filo conduttore della nostra puntata. Presento subito la nostra ospite, l'avvocato Luisa Taglieri, presidente dell'associazione Voci di Donne. Buonasera e bentrovata. Buonasera a voi, grazie. Ora, prima di addentrarci nelle varie iniziative che l'associazione ha posto in essere, soprattutto prima di riflettere ancora eh, su tutto ciò che ruota intorno alla donna, dalle opportunità, ahimè, oggi ancora alla alla violenza, vediamo un po' come è nata questa associazione soprattutto con quale mission, con quali obiettivi. Allora, l'associazione Voci di Donne è nata nel 2014 e già nella denominazione dell'associazione eh, è in qualche modo insito il significato stesso eh, che muove eh, l'attività di questa associazione. Voci di Donne, quindi eh, la voce delle donne che ancora eh, lavorano eh, Cercano di manifestare la loro parità e eh, la loro dignità, e quindi hanno ancora oggi bisogno di far sentire la loro voce per raggiungere quegli stessi obiettivi che, eh, di vita che sono eh, in qualche modo scontati per il sesso maschile. È un'associazione eh, che lavora quindi soprattutto nell'ambito dell'educazione, eh, della comunicazione e eh, per far sì che le donne siano e diventino sempre più consapevoli del loro ruolo, dei loro diritti, dei loro doveri e delle loro possibilità. Quindi è un'associazione che sicuramente parte in qualche modo dal basso, perché eh, si parlava appunto prima di donne e di violenza, ma la violenza ritengo che sia la punta dell'iceberg eh, che parte da una eh, mancanza di consapevolezza, di conoscenza eh, da parte soprattutto innanzitutto delle donne, di quelli che sono sono i loro diritti, le loro qualità e eh, le loro eh, possibilità nella realtà che vivono. Ecco, mh, quanto si sta facendo secondo lei sul territorio, pensiamo alle varie politiche attivate, ma pensiamo anche allo sviluppo no, della normativa, lei fra l'altro è un avvocato, sulle pari opportunità, nei più svariati settori della... La società civile. Sappiamo che adesso è quasi uno slogan che ritorna, però la concretizzazione e la sua realizzazione è forse è ancora lontana. Sì, infatti di pari opportunità, di presenza femminile, oggi eh, se ne parla ancora, ma eh, concretamente ritengo che eh, ancora bisogna fare, ancora bisogna lavorare perché nella eh, certezza, nella realtà delle cose questa parità eh, si eh, realizzi. Oggi diciamo che è quasi diventato anche uno slogan. Eh, Mondo femminile va avanti, la donna è quella che meglio di altri può eh, amministrare, la donna è quella che meglio di altri può dirigere. Io ritengo che la donna non è meglio di altri, la donna è donna. Quindi sia l'uomo che la donna, proprio per queste pari opportunità, hanno diritto e dovere di eh, raggiungere certi risultati, di rivestire certi ruoli e di farlo nella coscienza e, e nella eh, preparazione e soprattutto nel nel modo che più eh, compete sia all'uomo che eh, alla donna. Quindi pari opportunità significa proprio questo, quindi avere tutte le stesse opportunità di accedere a eh, rivestire determinati ruoli. Bastì, eh, proprio ieri si, mh, il telegiornale riportava una, uh, un dato, e cioè che oggi in Italia uh, le donne in particolare hanno uh, un ruolo di uh, insegnanti. quindi per esempio, esempio nel mondo dell'insegnamento le donne sono sicuramente più numerose rispetto agli uomini e anche in questo senso io ritengo che eh, vadano garantite le pari opportunità perché perché la donna sicuramente con l'insegnamento poi ha la capacità la possibilità di svolgere anche il suo ruolo di madre e di moglie e quindi sicuramente ha più tempo a disposizione rispetto alla donna d'avvocato rispetto alla donna medico, rispetto alla donna che si occupa di politica, alla donna che amministra le grandi eh, società. Ritengo invece che le pari opportunità sia pro siano proprio da individuare nel garantire a queste donne che appunto non hanno la possibilità o non hanno, non hanno scelto di diventare insegnanti o comunque non hanno scelto di fare un lavoro o di rimanere casalinghe l'opportunità di eh, poter svolgere eh, tutti i ruoli che in qualche modo la donna è chiamata a svolgerle, ma eh, nel miglior modo possibile: quindi garantire eh, gli asili nido nelle realtà dove la donna è impegnata a 360 gradi, garantire attraverso anche le famose banche del tempo, la possibilità della donna eh, di poter usufruire eh, di tempo messo a disposizione da altri per poter svolgere il proprio lavoro, la famosa conciliazione del tempo e quindi eh, lavoro, ruolo di madre, ruolo di moglie e soprattutto la compartecipazione e la compresenza all'interno della famiglia che garantisca, così come per l'uomo, anche per la donna, di poter svolgere determinati eh, lavori, determinate attività professionali. Ecco, dei dati che ci arrivano dai centri antiviolenza, eh, notiamo anzitutto che la violenza purtroppo c'è, è un fenomeno che non è distante dalla nostra realtà. È triplicato il numero delle donne prese in carico dal 2008, da quando è stato fondato sino ad oggi. Quindi già abbiamo un quadro complessivo di quello che è eh, questo fenomeno. Però ecco la percentuale la, di violenza. Eh, la, Manifestazione più alta di questo drammatico eh, fenomeno sia proprio dentro le mura domestiche. Quindi eh, è come anche l'associazione intende poi incrociare quelle che sono le esigenze della, della famiglia, perché poi tutto lì no allora. I numeri eh, ritengo che eh, la violenza oggi è più conosciuta, eh, forse di violenza ce n'è sempre stata. Eh, ma oggi è più conosciuta perché eh, sicuramente le donne sono anche più consapevoli e eh, riescono in qualche modo a eh, esternare eh, il problema, ma eh, soprattutto quella che è più latente, quella che meno viene eh, esposta, quella che meno viene fuori e che quindi eh, in qualche modo vincola ancora di più eh, le donne è proprio la violenza domestica. La violenza domestica non è fatta soltanto di violenza fisica, ma è fatta anche di violenza psicologica, eh, di violenza eh, perpetrata appunto nelle mura eh, domestiche e che difficilmente eh, la donna riesce a eh, denunciare, anche perché si tende sempre a mh, tutelare la famiglia, quindi si eh, pensa di eh, non dover dire, di non dover riportare, di dover subire, sopportare ed andare avanti. Spesso poi ci sono problemi anche legati chiaramente alla presenza dei figli, per cui le donne hanno sicuramente timore nel denunciare e piuttosto cercano di tenere insieme la famiglia perché ci sono dei figli che sono nati, quindi da mantenere e da crescere. Eh, anche l'altra difficoltà che spesso si delinea è che la donna, eh, anche se urla, anche se denuncia, eh, spesso diventa carnefice. Da vittima la si porta a eh, rivestire il ruolo di carnefice. Perché? Perché la donna deve eh, avere rispetto, perché la donna deve rispettare il suo ruolo, perché la donna non può permettersi di alzare eh, la voce e, e quindi eh, automaticamente eh, la si vuole in ogni modo, in ogni caso controllare. Io credo che eh, la differenza fondamentale tra l'uomo e la donna sia eh, anche mh, non solo chiaramente eh, nel, nel, nel ruolo eh, di mamma, di moglie, eh, ma sia anche proprio nel modo di affrontare la vita che la donna ha a differenza dell'uomo. Ma è giusto che sia così, le differenze devono esserci, deve esserci però un rispetto reciproco, quindi nella diversità rispettarsi, eh, ognuno dà il proprio contributo nella comprensione e nel rispetto dell'altro. È chiaro che queste sono parole fare poi i fatti eh, è molto difficile spetta anche e soprattutto a noi donne che siamo madri di figli maschi eh, dare loro un'educazione in questo senso, quindi eh, volta al rispetto dell'altro e in questo caso al rispetto della donna e di quello che la donna rappresenta e di quello che la donna eh, vuol fare. Siamo due esseri umani, eh, quindi eh, siamo diversi ma siamo uguali e pari nella vita e quindi è fondamentale eh, anche capire questo. Le difficoltà ne sono tante, basti pensare che eh, ancora oggi assistiamo a sentenze di tribunale veramente aberranti come quella che ha emesso il tribunale di Torino qualche giorno fa un giudice ha, eh, non ha configurato a carico dello stupratore il reato di stupro perché la donna durante la violenza non ha urlato quindi siccome non ha urlato ma eh, ha soltanto subito passivamente questa violenza non è stato riscontrato il reato di stupro addirittura eh, è stato sottolineato come questa eh, vittima avesse subito in passato eh, una violenza da parte di un familiare e non aveva denunciato, quindi come se fosse connivente e eh, consenziente con, eh, il, con lo stupratore e credo che sia aberrante. Spesso la donna eh, non ha capacità di urlare. Io eh, credo che eh, bisogna trovarsi in quelle situazioni, mi auguro che nessuno. Nessuno mai possa trovarci, sì, però eh, credo che quando si riceva una violenza di quel tipo, la, la voce ti si annulli. Eh, diventi, eh, non, hai, non hai voce, subisci in silenzio e aspetti che passa perché questo è quello che si evince quando le donne che eh, decidono di denunciare eh, riferiscono. Eh, però bisogna denunciare, bisogna riferire, bisogna andare avanti, nonostante ancora oggi ci siano queste sentenze che veramente ritengo, in un'epoca come quella del 2017, aberranti, eh, bisogna appunto continuare. Ossia a denunciare, a parlare e soprattutto a portare fuori, non vergognarsi perché il fatto di parlare dà la possibilità di avere aiuto dall'altro e la possibilità magari di risolvere magari non il proprio ma i casi che mi auguro siano sempre meno ma che, possano, che possono sicuramente succedere. Io mi riallaccio subito alla sua chiosa. Anzitutto, perché ogni donna, come ogni uomo, fra l'altro, ha la sua dignità, quindi poi l'approccio con i vari episodi di violenza è sempre personale. Ma ehm, soggiogare la violenza subita per cercare una soluzione, quindi ehm, per far sì che poi la stessa violenza cessi, eh, forse è il metodo più fallace. Quindi, sicuramente denunciare, raccontare aiuta anzitutto a prendere consapevolezza di quello che eh, succede. Allora, a tal proposito, ho notato che l'associazione ha aperto uno sportello per le donne, perché io direi che eh, il primo passo che bisogna compiere è quello di ascoltare, quindi di prendere le istanze. Ecco, quando è attivo e come funziona questo sportello, così lo possiamo magari anche spiegare a chi ci segue in questo momento da casa. Certo, allora l'associazione Voci di Donne ha promosso un progetto denominato Leadership al Femminile, è un progetto che eh, ha un termine perché eh, lo abbiamo diciamo, messo in campo per due mesi per vedere appunto che tipo di risultato può dare eventualmente per poter poi continuare questa attività. E questo tipo di progetto prevede sia un corso di kickboxing eh, legato Proprio all'autodifesa, ma eh, il corso di kickboxing è legato anche a uno un aspetto di conquista di autostima e quindi la capacità di eh, essere eh, consapevoli, di sapere i propri limiti, ma di sapere anche le proprie virtù e, propri, eh, e, e tutto quello che in qualche modo può essere messo in campo dalla donna per realizzarsi. E poi questo sportello, questo sportello di ascolto che abbiamo pensato di mettere a disposizione delle. Le donne ma anche degli uomini perché voglio dire le donne hanno sono ben consapevoli forse in maniera anche esponenziale e occorre fare informazione e comunicazione anche agli uomini soprattutto agli uomini ma dicevo questo sportello di ascolto che non è uno soltanto uno sportello diciamo legato a chi ha voglia di parlare di, 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 di confidare casi di violenza ma ci sono sono tante le problematiche ma anche tante le informazioni che possono avere le donne anche dal punto di vista lavorativo, eh, anche per le donne che eh, devono affrontare una gravidanza, le donne che sono eh, nel lavoro, che devono affrontare problematiche relative al lavoro e, e quindi poi anche eh, problematiche eh, legate appunto all'aspetto psicologico. Lo sportello per il momento è aperto eh, il martedì eh, pomeriggio dalle 17.30 fino alle 19.30. Presso i locali della Federazione del diritto del cittadino in Via Gianmarco numero 9, dove è presente la dottoressa eh, Rona Musti che eh, svolge il ruolo di psicologa e c'è anche un sociologo che è il dottor Marco Colantoni. E la dottoressa Rona Musti poi eh, svolge anche questi eh, corsi di kickboxing che si tengono presso la, la palestra Fit Gym a Sulmona eh, in viale dei Cappuccini, e mh, eh, lì. Eh, eh, praticamente c'è un corso il mercoledì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30. Eh, abbiamo pensato così eh, di fare questo servizio, di dare, di proporre questo servizio e vediamo adesso che riscontro ha per poi implementarlo. Sicuramente poi una sorta di guida anche di istruzioni per l'uso, eh, non solo per i singoli episodi di violenza come diceva l'avvocato ma mh, mh, ricordandoci che poi la violenza non è solo quella fisica ma esiste la violenza psicologica, esiste il mobbing per esempio quando lei parlava no, eh, di lavoro e quindi ci sono effettivamente, si aprono tante porte eh, dolorose da questo punto di vista. Io vorrei un po' ampliare il discorso parlando ancora del benessere femminile, perché mi torna in mente quel convegno che c'è stato no, qualche settimana fa alla comunità montana. Il benessere femminile è legato ai tempi di Ovidio, visto che siamo nell'anno del eh, bibliogenario della morte del sommo poeta, ma soprattutto il benessere femminile che ha portato a riflettere eh, su tematiche sempre attuali, è proprio lì che vediamo magari una una carenza eh, oppure la, la radice no? di, di una violenza subita senza la denuncia, pensiamo alla mancanza di autostima, quindi benessere mh, femminile eh, per avere anche partire dalla percezione di sé, da quello che la donna è, da quello che l'uomo è. Indubbiamente questo convegno che si è tenuto l'11 marzo ed è stato uno delle, dei primi appuntamenti dell'anno eh, ovidiano eh, in corso, noi ricordiamo che appunto il nostro territorio vive questo anno 2017 e poi anche il 2018 eh, nel ricordo del poeta Ovidio che tanto ha trattato il tema femminile, tanto si è soffermato sulla donna, anche se lo ha fatto chiaramente in un'epoca completamente diversa e trattando la donna. Eh, quasi come un oggetto in alcune situazioni, quando le consiglia alcune cose come imbellettarsi, come disporsi per poter attirare l'uomo e quant'altro, ma anche i famosi medicamenta che lui spesso cita nei suoi atti. Eh, noi ne abbiamo parlato chiaramente in chiave eh, moderna, poi ci siamo riallacciati attraverso questo testo che è stato accolto veramente in maniera molto attenta, che è quello di Susanna Gravaglia. Eh, stavolta sarò femmina, dove eh, in realtà si parla di un Gesù che ritorna sulla terra ma che stavolta nasce donna. E perché? Perché oggi c'è questa sensazione forte di tornare, nella, eh, di tornare nel, alla madre e quindi all'emisfero femminile, perché nell'emisfero femminile si ritrova la vita, si ritrova l'armonia, si ritrova l'amore, pertanto nella donna oggi viene vista eh, colei che in qualche modo può eh, salvare, può riportare armonia, può riportare amore e creazione, perché eh, la donna è questo in realtà. Pertanto appunto si è trattato di, questo, eh, di questa figura femminile ma affrontando anche altri temi legati anche alla cura eh, del benessere e quindi alla, a ritrovare l'autostima attraverso anche delle cure omeopatiche, noi abbiamo eh, spesso eh, parlato appunto di cure attraverso i fiori australiani, i fiori di Bach, ma anche poi si è parlato della rete al femminile, quindi di questa rete che nasce a Torino, di queste donne che si mettono insieme e che insieme cercano di superare i momenti difficili trovando anche poi in questo insieme il motivo di lavoro e anche la possibilità proprio di, di aprire delle attività e di eh, mettersi in rete e dare lavoro l'uno all'altra. In, in Abruzzo c'è anche un'altra realtà molto importante che sta prendendo piede, che si chiama proprio Donne d'Abruzzo ed è un movimento che riunisce tutte le donne del territorio abruzzese che stanno appunto iniziando a fare questa rete. Proprio per garantire il raggiungimento di un obiettivo comune, di una realizzazione piena anche in tutti gli ambienti della, della donna. Ecco, forse su questo è proprio il caso di insistere eh, per chiedere come quello che a volte, ecco, lasciatemelo dire, può essere un'utopia, cioè un gioco di squadra, a fare rete fra i vari attori della società, centri di violenza, il, le istituzioni che fanno la loro parte, le associazioni per il benessere, per le varie opportunità, quindi come passare dall'utopia a una realtà, cioè come fare rete anche noi. Certo, questo è importante. Ehm... Spesso viene anche sottolineato un altro eh, slogan, cioè che le prime nemiche delle donne sono proprio le donne. No? Io infatti ritengo che la donna in quanto tale ha eh, una capacità eh, emozionale, ha una serie di sentimenti, ne ha tanti, rispetto all'uomo e ha anche qualche sentimento che è poco eh, piacevole. Eh, ci riferiamo spesso all'invidia no? quando si parla fra le donne, eccetera. Io credo invece che le donne debbano capire che tutti questi elementi, sono invece delle, eh, degli elementi positivi che ognuna di noi ha e che deve mettere insieme alle altre per poter fare appunto rete, perché le donne quando trovano l'unione, quando trovano il connubio, sono una forza, ma una forza per non andare in contrasto a nessuno, una forza per produrre, per creare, per realizzare e eh, per dare il proprio contributo che ritengo sia fondamentale in una società accanto a quello che dall'uomo con, eh, con, con, eh, con le sue virtù, con eh, le sue prerogative, con le sue qualità, per cui eh, ritengo che eh, da questo punto di vista sia fondamentale per le donne che sono oggi nostre figlie, che saranno coloro che eh, vivranno in questa realtà, eh, dobbiamo fare. Anche se guardiamo al passato, però ci rendiamo conto di quanto sia già stato fatto con grande difficoltà, perché effettivamente le donne non dovrebbero fare nulla: nel senso che nasciamo uomo e donna, dovremmo avere, sarebbe scontato. Spesso si sono criticate anche le famose quote rosa, no? perché però le quote rosa purtroppo noi donne ne dobbiamo eh, usufruire, perché altrimenti non arriveremmo mai a eh, rivestire dei ruoli, perché ci viene impedito in partenza, perché qua, mh, Spesso siamo temute molto probabilmente ma non lo so in, in che senso eh, abbiamo dovuto combattere per arrivare a eh, invece eh, ritengo che oggi comunque le donne sicuramente rispetto a prima hanno dei ruoli più importanti, le troviamo alla dirigenza di eh, importanti realtà, eh, di importanti società eh, per azioni. Eh, oggi noi in questa città abbiamo eh, un sindaco donna che è il primo sindaco donna eh, di Sulmona e quindi ritengo che grandi passi in avanti siano stati fatti. Importante che però quando poi le donne arrivino siano messe in condizioni di lavorare serenamente come anche gli uomini ma eh, senza dover invece dimostrare due volte senza dover eh, per forza eh, lavorare il doppio per poter mettersi alla pari. E quindi, questo deve essere ancora garantito. Poi, per il resto, sicuramente credo che grandi passi in avanti siano stati fatti da quando quelle donne che oggi poco vengono nominate perché eh, sono le donne partigiane, le donne che poi sono andate a eh, costituire il nostro Parlamento e la nostra eh, Costituente. Perché quando è nata la Costituzione nel 1948, eh, sì, abbiamo avuto dei grandi padri costituenti, ma abbiamo avuto. 22 madri costituenti che hanno dato vita a quelle parti della nostra Costituzione di cui oggi tutti dobbiamo ringraziare e che sono quei valori che non solo sono nella nostra Carta Costituzionale ma che hanno dato vita anche ai valori che sono nella Carta Internazionale dei diritti umani. E parlo dei principi di uguaglianza nell'articolo 3, parlo dei principi di pari opportunità, parlo anche eh, di tutta quella sfera di libertà e di diritti che sono contenuti nella nostra Costituzione che è meravigliosa ed è sacra così com'è. La dovremmo soltanto mettere in pratica e far conoscere i nostri ragazzi perché è fondamentale e soprattutto alle ragazze far capire chi sono e perché devono essere rispettate, devono essere consapevoli da subito di modo da eh, regolare la realtà ed evitare episodi di violenza. Bene, un'ultimissima domanda, poi eh, la lasciamo andare, ecco, che nel 2017 faccia notizia. Eh, il primo sindaco donna, questo ci fa capire come effettivamente è ancora lungo il discorso. No? Almeno sulle, sulle pari opportunità. Però io vorrei approfondire proprio questo, perché sappiamo che lei in passato ha militato in politica, è stato vice sindaco della città di Sulmona nella passata amministrazione comunale, allora, il ruolo della donna in politica. Ecco, da questo punto di vista lei che clima eh, ha trovato dal momento che oggi Sulmona viene additata, in tal senso anche come esempio virtuoso? C'è un sindaco donna, ma c'è un vice sindaco donna, c'è il presidente del Consiglio Comunale donna, nell'esecutivo perfetto equilibrio di genere tra uomini e tre donne. Eh, però ecco, la donna in politica. Io di questa realtà su, di Sulmona eh, dal 2016 sono molto contenta. Io ho svolto il ruolo di vice sindaco eh, in una realtà completamente maschile. Quindi noi avevamo una giunta composta eh, da uomini dove io ero l'unica presenza femminile, quindi quello che si è raggiunto oggi è sicuramente eccezionale, e ne sono molto contenta perché è giusta questa pari eh, opportunità e questa pari presenza. Eh, nella mia, eh, nel, mio, nel mio mandato che in realtà è, eh, si è svolto insomma, per 8-9 mesi, io sono stata, eh, in realtà ecco io sono stata la prima vicesenza sindaco donna e mi piace che poi sia arrivato il momento di avere un sindaco donna. Eh, ci sono state delle difficoltà, indubbiamente, spesso ho dovuto eh, lavorare due volte per far passare il mio messaggio, però poi devo dire che eh, è stata compresa anche la mia presenza, è stato compreso il lavoro che facevo, per cui devo dire che eh, con qualche difficoltà però eh, sono stata rispettata. E ritengo che il risultato raggiunto oggi sia importante, mi auguro che sia il primo di una, lunga, di una lunga serie. Importante ecco uomo o donna che sia, che sia la persona capace, che siano persone eh, che eh, indipendentemente dal sesso vengano certo. considerate. Quindi sicuramente il risultato raggiunto però è importantissimo. Va bene, noi per questa sera ringraziamo l'avvocato Luisa Taglieri, ovviamente la rincontreremo in seguito anche per fare un po' il punto sulle varie iniziative che l'associazione pone in essere su questo tema. Grazie per questa sera. Grazie a voi, buon lavoro. E grazie al nostro pubblico, l'appuntamento con la nostra rubrica sociale per la prossima settimana su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.